di sempre, Vittorio Cecchigori. Sono zoppo, Vittorio. Sono zoppo. Devi sederti sul baule. Ah, sì. È una specie di nostra consuetudine. È bella questa cosa che siamo tutti noi qui, che abbiamo lavorato tutti con te, sì, e siamo qui a intervistarti. Loro, Papaleo, Guardie di Notte lì con i laureati, Rubini con tutti i film, anche Haber con, sempre con i laureati. C'era, anche Ciclone. Cioè. E poi dopo Ciclone, gli altri, via via. Te, io c'eri dappertutto. Io ero di casa. Ero di casa. C'è sempre stato. Ero di casa. E poi Margherita. Margherita con cui poi fatto che c'è un film particolare, perché maledetto il giorno che ti ho incontrato, di Carlo Verdone, per me è stato uno dei più bei film. Anche per me. È vero. Bellissimo. Carlo è stato qua? Alla nostra prima puntata è stato qua e ci ha raccontato il bacio che si sono dati in finale lei e lui, ci hanno messo mezza mattinata perché lei non voleva baciarlo. È stato più bello, dai. No, diciamo che noi qui naturalmente parliamo di amicizia, non parliamo di cinema, parliamo poco, raramente, però di amicizia sì. La prima domanda è d'obbligo. Te amici ce ne hai avuti tanti, ce ne hai, nel momento del bisogno, siccome tu hai attraversato una vita molto funambolica, i tuoi amici ci sono stati nel momento in cui avevi bisogno? Ma sai, nel momento quello proprio, forse sono rimasti tutti un po' sbalorditi, e quindi non ci sono rimasto solo perché è stato un po' tutto fulmineo, un po' però dopo devo dire che passando il tempo gli amici ritornano, gli amici veri, quelli, i sopravvissuti, ritornano tutti. Senti. Di questi amici, una domanda di questi particolari, insomma, che hai avuto, c'è qualcuno che ti ha deluso profondamente, insomma? Sì, forse c'è di certo, però puoi dire i nomi, se vuoi. Lascia perdere, bisogna essere tutti in buona, dai. Senti, invece, se ti guardi indietro, rivedi tutta la tua vita, qual è stato il momento proprio più bello che hai passato? Bello. Ah, momenti belli ci sono stati. Sai, i momenti belli nel nostro mestiere è quello di avere il successo con il pubblico, insieme col pubblico. Quando si entrava al cinema, nei primi tempi con mio padre, quando la gente rideva al film, abbiamo fatto il film, la gente ride dal principio alla fine, era al massimo. Certo. Poi dopo i premi, certo, gli Oscar, i Nastri d'Argento, eccetera, e i Leoni d'Oro, così vanno tutti bene, sì, fa piacere. E poi qualche bel incontro femminile nella mia vita lo ricordo sempre con emozione. Eccola, vedi? Eccola. Mi hai detto Tom Verde Femme degli anni Ottanta. Ma io mi sento ancora. Questo momento come lo ricordi? Questo che sono belli a prendersi. Io sono stato fortunato che ogni volta che andavo, anche non direttamente, perché la prima volta sono andato per L'ultimo imperatore di Bertolucci, dove ero coproduttore, quindi non mi spettava a me, però andai con Bertolucci insieme, e lì ne prese 9, Bertolucci. Io farei un applauso a Bernardo. Bernardo. Una carriolata di Oscar. E poi dopo con Mediterraneo, con Il Postino, che mi sta particolarmente caro, e poi La vita è bella, quindi è stato sempre, certo, un continuo. Senti, mi dici, cioè io e te abbiamo parlato tanto nella vita, anche ultimamente ci siamo visti a cena, però volevo sapere da te, lei ti ha domandato qual è stato il momento più bello, io invece voglio sapere qual è stato il momento più brutto, quello dove ti sei sentito oltraggiato. No, oltraggiato? Oltraggiato... sicuramente quella volta che mi sono venuto a prendere e portarmi un mesetto a Regina Celi, tanto per gradire. Però io sono rimasto anche un po' stupito. Avevo capito che la cosa non sarebbe durata poco, che non aveva senso. Ma non aveva senso niente. E comunque l'ho affrontato. Un mese sei stato? Stavo un mese, sì. Ma un mese da solo? Sì, in isolamento un mese. Addirittura in isolamento? Sì, un mese, poi ci sono state delle vicende. Perché... Ma poi ti sei sentito male anche lì, no? Sì, mi sono sentito male perché nella mia posizione quasi sempre uno si sente male per cercare di andare in infermeria. Invece io volevo stare bene. Purtroppo mi interruppero una medicina, perché non avevo niente di particolare, però avevo una medicina, cioè avevo qualche problemino di prostata e non me la curarono.
interrompono le medicine, cioè, è normale, non è che... E lì una nottata fu un po' drammatica, sì. Vabbè, comunque tutto è passato. Ma è un'esperienza, sì. Ma un'esperienza che ti lascia un segno oppure... Cioè... Beh, lì per lì, in quei giorni quando ci stai, è dura, è inutile starsela a dire, è dura. Certo, ma posso immaginare. Però io l'ho passata bene, non mi ha lasciato niente, non mi ha proprio... anzi, l'ho affrontata, anzi, ho detto, ammazza però, c'è una bella grinta, resistenza, perché... E così è stato. Senti... Tu sei stato anche un grande presidente di calcio della Fiorentina, sei stato uno che ha portato la Fiorentina ai fasti più alti degli ultimi anni, insomma, che ricordi hai di quegli anni lì? Il calcio che cosa ha rappresentato per te e per tuo padre? Ma perché la Fiorentina l'ha presa mio padre, per la verità, però purtroppo dopo 2 anni stette male e morì mio padre. E infatti lì fu un momento difficile, un momento un po' difficile, la Fiorentina andò anche in Serie B, un momento proprio difficile. Poi dopo invece, io ero anche tifoso, purtroppo lo scudetto non si vinse per un pelo, perché c'era un'altra squadra che doveva vincere per forza. Eccola, le frecciate di Vittorio. Senti, ma ci litigavi con gli allenatori? Beh, sai, io li dico, io non sono tanto litigioso, cioè sì, insomma, forse quando ero più giovane un po' di più, però avvocati e allenatori, mi ricordo sempre, i più grandi litigi li ho avuti con loro, sì, non con tutti, e molti avevo buoni rapporti, ma qualche allenatore, sì, perché tu sei sempre, come tutti gli italiani, ognuno c'ha la formazione propria, e anch'io c'avevo la formazione mia, quindi se la vedevo diversa quando scendevo in campo, essendo proprio il presidente, un paio di volte sono dovuto intervenire. Senti, ma la tua vita adesso, no? Adesso la tua vita, come la vedi? Ma io sto bene, sono molto sereno, sto proprio bene, adesso ho ripreso bene. Il passato è per me, conta il futuro. Il passato uno se lo ricorda, vivi anche di ricordi, però conta il futuro. Cerco di fare qualche film, di organizzare qualche film. In questo momento vedo che è difficile per il cinema italiano e per il cinema in genere, non solo italiano. È difficile, io faccio qualche film in America ancora, che... e così vado avanti. Posso lanciare una... L'unica cosa è la solitudine, non bisogna evitare la solitudine. Il rischio quando si diventa un po' più maturi è la solitudine, evitare la solitudine, quindi compagnie carine. Beh, te diciamo che la solitudine non ha mai sofferta tanto, no, Vittorio. No, diciamoci, no, però... Ti sei sempre accompagnato bene. Sì, ma ecco, bisogna seguitare però. Bisogna seguitare. Seguitare è toscano, Bisogna seguitare, seguitare. Bello. E hai prodotto il primo cortometraggio di Rocco Papaleo, ma come hai fatto? Che si intitolava peraltro Cecchigori. Ce l'abbiamo qua, lo possiamo vedere. Se Rocco non si vergogna, lo possiamo vedere un attimo. Scusi, e questo è il palazzo di Cecchigori? Cecchigori? Sì! Grazie! Cecchigori. Senatore. Grazie. Mi ha offerto un film da protagonista. Non te l'aspetti. Così sono andate le cose. Sono andate davvero così, Rocco? Beh, questo qui fu un appuntamento a casa, a via Platone, Vittorio, cioè dove praticamente se sbagli strada ti trovi in un parco e racconta questo cortometraggio la mia vicissitudine di quel giorno. Da casa mia, che abitavo vicino al Pantheon, andare a via Platone, sbagliai strada e mi sono trovato nella giungla metropolitana, insomma. Vabbè, insomma, è stato...
un atto di generosità. Io lo raccontai alla presentazione del listino, Vittorio non sapeva niente, però spiritosamente si è salito sul palco e ha detto sì, sì, è vero, produrrò questo cortometraggio, ed è stato un po'... Che poi dobbiamo dire al pubblico e ribadirlo, che Vittorio per noi era tutto, diciamo la verità. Per noi, Vittorio, vabbè, tu sei stato tutto. Io lo posso dire, posso dirti anche la mia verità, adesso non so quello che... Io se potessi spingere un bottone, tornerei indietro. Perché Vittorio non solo produceva i film, li distribuiva, certo, aveva una dimensione artigianale del cinema, faceva il film e poi lo mandava in sala. Ci hai reso tutti orfani. È vero, è vero. Perché facciamo dei film adesso e non abbiamo più chi li distribuisce con quell'amore, con quella cura. Io, Vittorio... È vero che non bisogna guardare il passato, ma potessi tornare indietro, nei tuoi panni mi guarderei dietro adesso. Potessi tornare indietro, guardati indietro, Vittorio, guardati indietro. Guarda, dall'altro guarda, lato. Guarda, oh, guarda. Sono il figlio di Battistuta. Che onore. Sono molto emozionato, Vittorio. Scusate, ma devo farlo, lo facevo sin da ragazzo. Il mio grande presidente, io ti ho sempre amato. Ale Viola e Juve. No, non lo dire. Non lo dico, non lo dire, ma lo penso. Non lo dire, non lo dire. Vittorio Cecchigori, il più grande presidente della Fiorentina. Scusami, non lo sai. Ti ricordi di me? Abbiamo fatto delle festine. No, tra l'altro credo che... Le festine. No, no. Tra l'altro che... Credo lo che... sai che lui ha avuto una storia con la mia mamma? Sì, buonanotte, la sua mamma. Sta ti ricordi? No, con la sua mamma no. Oh, pure è vero. Platonica, si sentiva per telefono. Scusa, sai che il tuo ultimo film l'ha prodotto lui? E difatti è fallito subito dopo. No, la verità. Hai contribuito molto al fallimento. Sono molto emozionato. Posso dire una cosa? Io ero dietro, Vittorio, sì, se mi permetto, scusami. Ho sentito parlare, mi ha toccato molto questa cosa tua della solitudine, questa cosa, siccome anch'io mi sento molto solo, no, veramente, perché proprio, insomma, saluto l'Equitalia, no, vabbè, non c'entra niente, però è legata alla solitudine. Niente, io penso che l'amore sia l'unica cosa che ti può salvare. Io personalmente ho conosciuto, ho pregato Dio che è arrivato, è sceso, e mi è arrivata questa donna che mi ha salvato. Per esempio, mi stai ascoltando, ti interessa? Sì, sì. Io penso che tu non mi stia ascoltando. No, penso che tu non sappia neanche chi sono. No, lo so, lo so. Sono Panariello! Sì, ma... sto scherzando. Niente, io volevo solo dire che l'amore, quando trovi l'amore vero, è bello. Io, mia moglie, pensate, stasera ho scoperto una cosa, è 4 anni che vivo con questa fantastica donna, e tutte le mattine io mi svegliavo sempre bagnato, non capivo perché, dicevo, ma non mi pare di sudare, perché sono bagnato? L'altra notte ho scoperto che mentre dormo mia moglie mi schizza l'acqua santa. Veramente. L'esorcista. E quindi mi sento molto meglio. L'esorcista. Un certo cielo. Bellissima, questa è bellissima. È la verità, è la verità. È bellissima. Mi schizza proprio mentre dormo con la boccetta. Stiamo zitti 2 minuti. No, andiamo zitti. Proviamo. Perché io sono abituato a vedere sempre Leonardo con lui. Certo, da solo è strano. Da solo sono meno abituato. È stabilito. Devo dire la verità, veramente sei rimbellucito, ti vedo in forma. Sì. Senti, a livello... come siamo messi? Bene, bene. Dico la prostata, tutte bene, le cose. Bene, bene. No, perché Haber, vero Haber? Haber sta tranquillo, sto benissimo. Insomma. Bene, bene. Vabbè, io non ho argomenti. Sono troppo... non so che dire. La verità. Non so, sono emozionato. Io facevo l'imbianchino, che mi piaceva tanto, ma grazie a Vittorio... Ma sapessi quanti soldi mi ha dato lui? Ma tantissimi. Poi li ho spesi con le nostre amiche, sai, ti ricordi? Scherzo, sto scherzando. È che scherzo, è vero. Senti, è gelo ora dopo questa. Mamma mia, ma t'avevo detto non mi invitare. Io no, ma invece timido. Mi piace questa reunion fantastica. Perché... Grazie a mia moglie, ecco, ho smesso di giocare, perché io avevo preso un po' la malattia, vai, proprio vera, ludopatia piena. E non riuscivo a smettere, ho trovato una donna che mi ha salvato, che mi trattiene. Perché non è tutta colpa mia, io non so come la pensi di Vittorio, ma il gioco, per esempio, no?
Ma in televisione, avete, cioè uno dice non voglio giocare, a parte vai in una tabaccheria è diventato un casino, cioè si può giocare anche ai canguri che saltano. Ma no, no, ma voglio dirla tutta, voglio dirla tutta. Ma perché io che voglio smettere mi chiudo in casa e lo spot del gioco è così? Guarda come fanno lo spot, eh? Vuoi giocare, vincerai di sicuro. Poi siccome per legge devono dire che fa male, lo fanno così. Vincerai di sicuro 10.000 euro. Dice, fa male, fa tanta dipendenza. Tutto veloce. Ma delle merde. È vero. Oppure se lo scrivono piccolo e microscopico, non ci teniamo a dire questa cosa. Però vedi, la vita è tutta è un gioco. Continuamente siamo in gioco. Soprattutto. Quindi io non ho mai capito perché uno sente il bisogno di giocare d'azzardo. Il gioco d'azzardo non c'è nessun merito. Se vinci non hai merito. Se perdi sei un fesso. Quindi io sono stato anche tante volte anche a Las Vegas. Non riuscivo neanche a mettere le monetine. Però c'è una ragazza con me che invece aveva la mania di giocare. Tutte le tue monetine. E io facevo la banca. Volevo fare una domanda a Vittorio sentimentale, no? Te sei una persona romantica, sei una persona sentimentale proprio, si capisce anche dal rapporto che c'hai con i tuoi figli, con la tua ex moglie, insomma, siete ancora uniti. Noi ci siamo conosciuti perché ci ha presentato un nostro comune amico, Francesco Nuti. Con lui ci hai avuto delle vicissitudini, prima belle, poi meno belle, eccetera, eccetera. Che cosa ti ricordi di Francesco? No, io però mi ricordo che abbiamo fatto bei film, e in quel poi era un momento particolare, insomma, c'erano tanti attori, però lui era stato uno dei forti, ha fatto Tutta colpa del paradiso con la Muti, poi Caruso Pascoski, Willy Signori. Poi dopo certo a lui ha avuto qualche problema suo che non ha niente a che vedere con la professione del cinema, ma che ahimè ha influito non positivamente sul cinema. Questo purtroppo mi dispiace, però io ho un bel ricordo di Nuti. Chi è che ti ha fatto più ridere, a schiantare da ridere la sera a cena, che hai detto ma questo veramente fa ridere? Ma sai, ridere nel senso così nella vita con gli attori, perché io avevo una vita che non solo facevamo i film insieme, però si usciva anche la sera insieme. Il momento di Troisi e Benigni insieme, devo dire che erano irresistibili, erano veramente irresistibili. Era come andare tutte le sere a cena fuori, andavi e tutte le sere rivedevi un altro film di Non ci resta che piangere, film che poi ho fatto io. Ridere. Chi è stato l'attore? Io mi sento molto solo comunque, io bisogna vada in casa. Aspetta, Massimo. Massimo, vieni qua vicino a me, Massimo. Devi domandare a Panatta se va tutto bene. Panatta, va tutto bene? No, manca il sale. Ti manca il sale? Lo aiuto, applauso, grazie. Panatta va a prendere il sale. Lo vado a prendere giù. In saleria. In saleria. A prenderlo a casa di Giuliano San Giorgio. Guarda certo. Giuliano, dai. Vedi, mancava qualcosa, lo vedi che mancava qualcosa. Mancava il sale. Senti, chi è stato l'attore che hai pagato di più? Quello che hai detto quando hai staccato la segna, hai detto porca miseria, questo veramente è troppo, eh? La Bui? Qui non credo. Qua no. Qui non c'è. Forse quando ho fatto diversi film in America, quando feci il contratto a Jack Nicholson, che aveva fatto questo film che poi si è fatto, Man Trouble, che c'era Jack Nicholson e Meryl Streep. Allora si fece il contratto a Jack Nicholson, certo. Quello costò parecchio. Costò parecchio, sì. E soldi li hai ripresi lì o no? No, perché poi lì capitò una disgrazia che la Meryl Streep, dopo che aveva firmato il contratto anche lei, una mattina lì a Los Angeles mi venne a trovare in ufficio, pochi giorni prima dell'inizio, la telefonista mi dice c'è la Meryl Streep, cosa molto rara che una star viene da sola a trovarti la mattina in ufficio, perché lì si muovono con gli avvocati, la gente. Certo. Io rimasi un po' meravigliato, dico, faccio accomodare, e lei mi sa, non so come dirgli, io ho un grande problema, una così sono incinta. Io rimasi così, dico, purtroppo il mio medico, cioè aveva 35 anni circa allora, mi ha detto che è più prudente
che non cominci il film, perché sennò c'è il rischio della... E tremava mentre me lo diceva, perché pensava in una mia reazione un po' così. Cioè, certo. Io, da buon produttore italiano, non americano, perché l'americano avrebbe reagito molto peggio, c'avevo una piccola bottiglia di champagne dentro un frigo bar nella stanza, l'ho presi, dico, vabbè, dobbiamo brindare, che dobbiamo fare? E lei questa... Questa cosa poi l'ha raccontata tutta Hollywood, perché l'ha raccontata, sì. Ma ha fatto una pubblicità enorme, però purtroppo il film era proprio un film a due, quello che funzionava se era una commedia, se c'era la Nicholson e la Meryl Streep, invece purtroppo non... Senti, rifacciamo un film insieme? Certo che lo facciamo Ragazzacci. Ragazzacci, noi siamo pronti, tutti e quattro. Il film che si intitola Ragazzacci, un bel titolo, anche. Sai che io c'ho sempre questa, su questo. E allora, ancora... Ragazzacci, mettiamoci accanto a Vittorio, facciamo questo nuovo cast. Sì. Vieni. Però c'è anche Margherita. C'è anche Margherita, certo. Le tocca prendere. Sempre l'unica donna è lei. Sempre lei. Sì, facciamo la... Cinema Tremate, perché stiamo tornando, siamo i Ragazzacci, prodotto da Vittorio Cecchigori. Grazie Vittorio. Grazie mille Vittorio Cecchigori.